I simboli di Ilion, del suo corpo, della sua mente e del suo spirito. La cerimonia della fusione è terminata, mio principe. Seguendo gli antichi dettami, ora sarà più propensa a passare nella nostra dimensione. Ma per un tempo limitato. È giunto il momento di svelare a mia sorella la sua identità. Dille che è la principessa di Meridian, poi conducila qui. A tale proposito ho già in mente un piano. Dopo l'incoronazione tutti i suoi poteri passeranno a me. Ilion, è quasi ora. Lo so, ma non ne ho voglia. Devo proprio andarci. La scuola è molto importante, per ora. No, non toccarlo! È un libro molto, molto fragile. Prima andavo volentieri a scuola. Ora invece mi piace stare qui e parlare con te. Sai, coi miei genitori non c'è dialogo. A volte ho bisogno di stare lontana da loro. Ah, non preoccuparti. Un giorno sarai indipendente. Ciao, Ilion. Andiamo a scuola insieme? Ti ho chiamata ieri sera. Ho parlato con tua madre. Ha detto che eri uscita con le tue amiche. Infatti, è che noi dovevamo chiudere un... sì, insomma, abbiamo avuto un problema. La rana di Will si è ammalata. La rana di Will è un pupazzo di peluche. Appunto, non era ammalata, ma aveva avuto un incidente con la lavatrice. Scusa, ma non ho ancora finito. Oh, d'accordo. Ci vediamo più tardi a scuola. Cornelia, in teoria, è la mia migliore amica. Ma spesso mi sembra che tu sia l'unico che mi capisca veramente. Buona. Domani si tiene l'incontro con i genitori. Cibo, arte e tanto divertimento. Ma certo, tutti i genitori vengono qui a scuola. Ti immagini che bel divertimento? Fantastico, non vedo l'ora di far vedere la mia ricerca di storia e il mio progetto di scienze. E perché no? Anche il mio armadietto. I miei passeranno tutta la serata a tirarmi indietro i capelli e a dirmi: ma perché vuoi nascondere il tuo bel musetto? E io mi vergognerò come una ladra. Almeno tua madre non porta i biscotti con scritto il tuo nome. Anzi, il nomignolo che usava quando eri bambina. Fiorellino amoroso, ci sta su un biscotto? Il mio era Pacciugosa. Beh, è molto meno imbarazzante. Se credete di essere le uniche ad avere un problema, guardate questo. Cosa? Sulle i al posto dei puntini ci metti ancora le faccine. Questo fa molto estate della quinta elementare. Parlo del voto che ho preso nella verifica di matematica. Posso nasconderla, triturarla, mangiarla, ma domani, dopo che avrà parlato con la professoressa Rudolph, la mamma mi metterà in castigo. Ma senza di te non possiamo trasformarci. Oh, ciao, Ilion. Ilion? Ciao. Non volevo interrompervi. È il momento di metterla al corrente. No, servirebbe solo a farla agitare e Phobos ne approfitterebbe. Caleb ha detto che ha tutto sotto controllo. Ragazze, ragazze. Allora, come ogni anno, i negozi del quartiere ci hanno fatto delle ricche donazioni per la giornata dei genitori. Abbiamo ricevuto un simpaticissimo assortimento di bicchieri di carta. Una festa non è una festa senza i bicchieri dei tre pulcini. E queste interessanti tabelle degli alberi genealogici che una libreria ci ha regalato. Dovete compilarle insieme ai vostri genitori allegando le foto dei vostri parenti. Preferisco rasarmi la testa e vestirmi da pagliaccio. Caspita, mi sembra un'idea molto... molto no, un pochino divertente. Papà, il signor Hoffman mi ha insegnato quanto sia importante conoscere la storia della propria famiglia e le proprie radici. Ed è tanto impaziente di vedere il mio albero genealogico. Abbiamo fatto del nostro meglio, tesoro. Ma ci sono solo tre foto e sono le nostre. Non c'è nessun ritratto di Roger, di Claudia, della prozia Millicent. Perché nessuno dei nostri parenti è mai venuto a farci visita? È una piccola famiglia, tesoro. Tua madre e io siamo figli unici. Ci fu un incendio, mi pare, 50 anni fa, in cui la prozia Silvia perse i documenti della famiglia. Anche la macchina e il telefono. Non importa, lasciate stare. Tanto ho capito tutto. Di me non vi importa nulla. Non possiamo continuare a mentire. Già, lo so, ma come le diciamo che non siamo esseri umani? Speravo di non doverle mai confessare che l'abbiamo portata qui per salvarle la vita. Thank you.
Eccoci. Secondo me il nostro albero genealogico è perfetto così. Sono assolutamente d'accordo, è meno affollato. Già, ma chi vuoi che interessi se nella mia famiglia non c'è neanche un parente? Non so cosa l'abbia ispirato, ma quel libraio ha avuto un'idea eccellente. Questi discorsi sulla famiglia mi infastidiscono. Perché? A te piacciono queste cose. Per questo volevo mostrarti il mio albero genealogico. Ma i miei non mi sono stati di aiuto. Sono così misteriosi, evasivi. È come se la nostra famiglia non esistesse. Vieni con me. Tempo fa ho scoperto una cosa ed è giusto che tu la sappia. Quelle persone ti hanno raccontato delle bugie. Quali persone? A chi ti stai riferendo? Ho fatto delle ricerche. È l'elenco di tutti i bambini nati a Heatherfield 13 anni fa, il 13 marzo. Quando sono nata io? E allora? Il mio nome non c'è, eppure è proprio quello il giorno. Senza alcun dubbio. Ma non sei nata... Ma che cosa stai dicendo? E perché i miei mi avrebbero detto una bugia? Hanno mentito sulla tua identità, così come hanno mentito sulla loro. L'hanno vista uscire. Ilion, tesoro, dove sei? Sono questi. Lord Cedric è qui a scuola con Ilion. Allora voi chi siete? Ascolta, Ilion, ti abbiamo portata qui per salvarti la vita. È una storia lunga, tesoro. Volevamo proteggerti da tuo fratello. Io ho un fratello. Figliola, tu sai quanto ti vogliamo bene. Cedric, che cosa le hai raccontato? Come fai a conoscere i miei genitori? Non ha alcuna importanza, non gli permetteremo di farti del male come ha fatto con tanta gente. Solo voi due mi avete fatto del male. Il principe Phobos non sarà l'unico a rallegrarsi del vostro ritorno a casa. Insomma, Cornelia, andiamo. Perché vuoi nascondere il tuo bel musetto? Dai, mamma, ti prego. Non ho capito che cosa hai detto ai tuoi genitori. Oh, hai ragione. Il termine ragazze è un po' antiquato ai nostri giorni, scusami. D'ora in avanti, quando parlerò di te, ti chiamerò la mia raga. Salve, ho bisogno di vostra figlia. È una questione urgente. Che donne in gamba! Sono sempre in prima linea quando si tratta di lavorare! Ma i miei genitori non hanno visto ancora il mio vulcano! No, non è vero, insomma, non può essere. Immagino come ti senti, ma questa è la verità. Tu sei nata su Meridian, un meraviglioso regno lontano da qui. No, lo escludo, non è possibile. Non ho alcuna ragione di mentirti. E ancor meno mentirei alla principessa di Meridian, la legittima erede al trono. Che cosa? Questa mattina ero un adolescente senza amici e adesso sono una principessa? Quando sarai su Meridian avrai tanti amici e una famiglia con la sua storia. Avrai un fratello che ti aspetta da tanti anni. Vieni, torniamo a casa. Ilion! È quello della libreria. Sarebbe lui la belva? Ma perché? È così carino! Ilion, non credere a quello che ti dice! Sappi che le tue presunte amiche sapevano di questa storia fin dall'inizio. Cosa?
Ti hanno tenuto all'oscuro della tua vera identità. Avanti, chiediglielo. Allora, perché non rispondete? Cosa avete da dire? Volevo parlarti sul serio. Ascoltami, non so cosa ti ha detto Cedric, ma sappi che non è tuo amico. Lo è molto di più di voi cinque. E comunque, perché non dovrei andarmene? Almeno su Meridian sono sincera. Tu non sai niente, lasciami spiegare. Oh, su questo devo darti ragione. Io non so mai niente, perché sei tu quella che ha sempre tanti segreti. Non ha più importanza, principessa. Non toccarla! Tu mi hai sbattuto nelle segrete a mani... Corazzo, mostra il tuo vero mondo. Guardiane, unitevi! I quattro elementi! Ascoltami, tu soltanto mi puoi aiutare. Segui il tuo istinto. Che cosa è successo? Cedric, spiegami che cosa è accaduto. Ti spiegherò tutto, ma non ora. Dobbiamo andare. È giunto il momento, principessa. Vuoi restare qui oppure sei pronta a conoscere il tuo regno? Per andare su Meridian devi decidere di tua spontanea volontà. Non so cosa rispondere. Va bene, sono pronta. Non abbiamo fatto in tempo. Perché non mi sono accorto prima della sua presenza? Sono stato uno sciocco. Non sei il solo. Io volevo che tornasse su Meridian, ma non come prigioniera di quel codardo di Phobos. Blanc fa ridere Caleb. Guarda bello sgabellino. Che male. Non ride. Sappiamo tutti che è l'unico vero responsabile. Senti, Cornelia. Cosa? Sei stata tu a impedirmi di avvertirla. Questo non è vero. E invece è la verità. Calma, ragazze. Non è certo mettendoci a litigare che troveremo una soluzione. Non siete d'accordo? Principe Phobos, tua sorella. Oh, Ilion, sei proprio tu. Sapessi quanto ti ho cercata. Non riesco ancora a crederci. Non sapevo di avere un fratello. Non sapevo nulla. Ormai non ha più importanza. Finalmente sei qui. Benvenuta a casa. Questa è la tua famiglia. Sono tutti parenti. Non posso crederci. Questa è nostra zia Primrose. Sembra molto simpatica. Questi invece sono lo zio Reginald e la cugina Vivian. Non vedo l'ora di conoscerli di persona. E questo cos'è? È un terrario. L'ho voluto far costruire per i bambini della nostra servitù. Hai un animo generoso. Chissà quali bugie le ha già raccontato. Non possiamo starcene con le mani in mano. Cos'altro possiamo fare? Scusami tanto se sono un po' preoccupata. In fondo è solo la mia migliore amica. Finché non troviamo un portale, dove vuoi che andiamo? Prepara un po' di tè.
E queste sono le mappe di tutte le regioni del regno, del tuo regno. È fantastico, proprio come mi aveva promesso Cedric. Non riesco a capire perché abbiano voluto tenermi nascosto tutto questo. Gli abitanti della Terra a volte sono cattivi. È per questo che è stata creata la muraglia, per proteggere il nostro popolo dalle loro menzogne e falsità. Quello che mi fa più arrabbiare è che potevo essere qui già da un pezzo. Devi riuscire a dar sfogo alla tua rabbia e io posso aiutarti. Poggia la tua mano sulla grande mappa. Vieni. Visualizza nella mente le tue 5 amiche e pensa a qualcosa di tranquillo, come per esempio il terrario che ti ho mostrato. Cos'è? Una tecnica di meditazione? Sì, esatto. E concentrandoti metteremo alla prova anche i tuoi poteri. Adesso pensa alle tue amiche e alle piante del terrario, d'accordo? Ci siamo, ecco un portale. Muoviamoci. Non mi sembra Meridian. Aio! Vetro! È una barriera che ci tiene separati all'esterno. All'interno. Siamo in un terrario gigante. Qualcuna sa perché non finiamo mai in una trappola divertente. Un centro commerciale andrebbe bene. Di là, forza! Fermo per molto. Veramente ha 8 zampe. Tutti gli arachnidi hanno 8 zampe. E quando le usano? Ce ne parli a scuola, ok? È il coperchio. Proviamo ad aprirlo. Più veloci, ragazzi. Il ragnaccio si sta avvicinando. Se non ci vede non può catturarci. Aileen, siamo al chiuso, prima o poi ci troverà. Non vedo più niente. Black, mi dai gli occhiali da sole? Conta a Dio, carte di credito. Saliamo. Sembra un normale coperchio a vite. Proviamo a girarlo in senso orario. Spingiamo! Forza, forza, ragazze! Will, sta arrivando! Certo, lo fa sempre la nonna! Prego la bici! Al ristorante, quando un barattolo non si apre, lo mettiamo sotto l'acqua calda! Il metallo si dilata più velocemente del vetro! Acqua! Guarda! Può contare sui poteri di Ilion, sarà tutto più difficile per noi. Dobbiamo localizzare un portale e tornare sulla Terra, sperando che sia sufficiente a farci riprendere le nostre dimensioni e poi riattraversarlo e... Sono i genitori di Ilion. Le minacce diventano sempre più reali. Liberarsi di Phobos non sarà facile.
Scusaci, mamma, ma non abbiamo fame. Ragazze, non so cosa che vi preoccupi, ma alla vostra età spesso i problemi si risolvono da soli. Provate a pensare a qualcos'altro. A più tardi. I problemi della nostra età, magari. Mi piacerebbe che fossero solamente quelli.